Siamo sui Monti Nebrodi, in un angolo suggestivo di Sicilia, situato tra l'azzurro del Tirreno e le alture nevate dell'Etna. Qui un tempo, pastorizia e allevamento erano tra le fonti economiche prevalenti. Terreni pianeggianti e ricchi di bassa vegetazione favorivano la pratica di queste attività. A testimonianza di una lunga tradizione, oggi possono essere ammirate alcune tipiche costruzioni rurali. Nel dialetto locale sono chiamati casotti o cumpuri. Per la tipica forma circolare e la particolare architettura, questi manufatti sono assimilabili alle caciare delle Marche, ai trulli di Alberobello o ai dammusi della Sicilia occidentale. Per la particolare struttura sono definiti anche tolos. Da alcuni anni queste costruzioni sono state censite e inserite in un itinerario che abbraccia i comuni di Raccuia, Montalbano e Licona, San Piero Patti e Floresta. La loro funzione era quella di fornire un ricovero ai pastori, costretti a trascorrere numerose ore o qualche notte presso le zone di pascolo. Sono diffusi in un'area vastissima, su alture che oggi ospitano anche i parchi eolici, a far da contrasto tra il passato e il presente. Alcuni sorgono in prossimità di strade carrabili, altri possono essere facilmente raggiunti percorrendo appositi sentieri. Per accedervi è spesso necessario abbassarsi, essendo l'ingresso abbastanza stretto. Grazie alla sua capacità di fungere da isolante termico, l'ambiente interno è particolarmente fresco d'estate e non troppo freddo d'inverno. Sulle pareti interne, tipiche gazzane per riporre oggetti. La copertura è realizzata con un sistema pseudocupola. Le pietre, disposte in cerchi concentrici, si chiudono in alto con un lastrone. In alcuni casi veniva realizzato un rinfianco alla copertura, a garanzia di maggiore protezione. Il materiale per la loro costruzione, la pietra, era reperito direttamente nei luoghi dove venivano edificati.